padre. Questi sono i ragazzi e le ragazze di Villa Miralago. Ogni lunedì mattina alle 7.30 in punto devono pesarsi. 40.2. È il giorno più angoscioso. Salire sulla bilancia è il loro incubo. Se aumentano di 100 grammi è una sconfitta. 35.5. Questi giovani sono affetti da anoressia, bulimia e disturbo da abbuffata, disturbi del comportamento alimentare. Li curano qui, a Villa Miralago, una comunità in mezzo ai boschi di castagni sulle rive di un lago poco fuori Varese. È la clinica più grande d'Italia per la cura di questi disturbi. Il lunedì mattina, a Palazzo Francisci, le ragazze sono più rilassate. Sono ricoverate in questo palazzo del 600, nel borgo medievale di Todi. Anche qui curano i ragazzi affetti dagli stessi disturbi. È una struttura pubblica, prima del genere, aperta in Italia. E ti arrivi fino a quassù, cuci così, poi qui su ci passi questo qui. Volevo chiuderla soltanto uno e due bordi però e lasciarlo aperto. Eh no, perché di qua più alto, di qua più stretto, devo viene farla così ormai. La cuci lateralmente e poi qui ci passiamo il cordoncino sì. E tiri. Questa attività serve. C'è qualche nuovo del gruppo motivazionale? Beatrice, che vuol dire motivazionale? Ci dà uno stimolo per poter andare avanti. Uno stimolo per andare avanti? E affrontare le varie difficoltà che incontriamo nel percorso. Qual è la tua difficoltà nel percorso? Accettare un aumento di peso. Brava, ottima risposta. Chiara e sincera. Cioè, so che se non fossi venuta qui comunque non sarei uscita dai miei meccanismi, perché prima solo odio e repulsione verso sia me stessa che il mio corpo e insomma. Tante volte mi verrebbe voglia di buttare tutto, di scomparire da questo corpo e di rientrare in un altro corpo, di scappare da me stessa. E mi ha spinto questa canzone a ritornare qua, a non mollare mai. Ero venuta per 15 giorni, poi dopo me ne sono andata e nel pullman ho detto no, grazie a questa canzone devo ritornare. Io ho paura, mi sento spaventata, ma sono felice di esserlo, perché se non fossi spaventata sarei sicura di quello che sto facendo. Che cosa vuol dire per voi quando qualcuno vi dice vi voglio bene? Cosa intende dire per voi? Che se qualcuno mi dice ti voglio bene mi faccio del male, perché penso di non meritarmelo. No, io accetto quando una persona mi dice ti voglio bene, anzi mi sento meglio, perché so che c'è qualcuno che mi tende la mano nel momento di difficoltà. La frase ti voglio bene può funzionare proprio come una mano che compare sotto un lenzuolo. Il lenzuolo è il vostro sintomo, è ciò che vi separa dal mondo. Può succedere che anche attraverso questo lenzuolo che vi separa dal mondo sbuchi una mano. E questo per chi come voi probabilmente ha bisogno di questo lenzuolo, il lenzuolo per separarsi, è un trauma vedere questa mano che sbuca. Gli esseri umani non sono fatti solo per scannarsi, o odiarsi, o criticarsi, o giudicarsi, o per abusare, o per traumatizzare, o per abbandonare. L'essere umano è fatto anche di cose fatte sul versante del dono. Ora, Beatrice, e sapete qual è una delle cose, guarda caso,
simboleggia questa possibilità di dare qualcosa senza riceverne qualcosa in cambio? Nutrire o farsi nutrire. Beatrice soffre di anoressia e oggi è in crisi. Al peso ha scoperto che è ingrassata di 100 grammi. Appena finisce il gruppo motivazionale tenuto dal dottor Leonardo Mendolicchio, lo psichiatra, direttore della clinica, Beatrice corre subito a chiedere un colloquio con la dottoressa Emanuela Picella, la sua psichiatra. Teresa, io non ce la faccio più. Sono stanca. Di cosa? Del sonnino, non lo voglio più. E perché non lo vuoi più? Perché ho detto che mi fa ingrassare. Tu devi prendere peso. Col sondino, con gli integratori, con il cibo, come vuoi. Ma tu devi prendere peso adesso. Adesso basta. Sono troppo spaventata. Beatrice non guarirà quando avrà preso peso. No, Beatrice guarirà quando avrà compreso la radice nascosta del suo malessere. Dovrà imparare a guardarsi dentro e lasciare uscire le sue emozioni. Il teatro la può aiutare. Ma guardarsi dentro può essere doloroso. Cosa avete fatto al teatro? Dovevamo mettere la storia d'amore finita male. E ti è venuta in mente qualche storia d'amore finita male? Sì. E quale? Quella sulla mia ex fidanzato. E chi era questo ex fidanzato? Matteo. Che mi ha lasciato nel momento in cui avevo più bisogno. Prendiamo i fazzoletti. Vedi che perciò ti disidrati. Ma se me lo strappo il sottino me lo rimettete? Perché mi fai questa domanda? Perché me lo voglio strappare. Sì, sei obbligata a tenermi, Beatrice. Grazia soffre di bulimia. Lei è ricoverata a Palazzo Francisci, a Todi. Grazia è a colloquio con la dottoressa Costanza Pannacci, la sua psicologa. Allora, Grazia, qual è una cosa bella per te? Sognare di cantare davanti a tantissima gente, di farlo proprio come lavoro. Riempire gli stadi, che ne so, come Madonna o come fa una Laura Pausini in Sud America. Sì, questo è il mio sogno. Così, cioè nel senso così grande, cioè voglio dire così in grande. Io soffro di bulimia da 9 anni. Per me bulimia è riempirsi del cibo, ma in realtà vorresti riempirti di amore, abbuffandoti, rimettendo quello che hai mangiato, perché comunque i sensi di colpa ti divorano. Mi dicevano a casa di diminuire un po', di contenermi, e da lì ho iniziato a seguire una dieta fai da te. Poi la situazione è degenerata dopo 2-3 mesi, in quanto ho perso 8 kg in 2 mesi, e da lì quell'anno persi in 6 mesi 22 kg. Io la vedo un po' anche come un'amica, la malattia, però è un'amica falsa, un'amica non sincera. Mi sentivo sicura, mi sentivo un po' onnipotente. Cioè quasi come se necessariamente attraverso la presenza del pubblico, cioè degli altri, tu riuscissi a sentirti più te stessa. Esatto, è proprio. Cioè grazie così a questo, no? Cioè hai mai pensato che alcune cose, tipo queste della sfera creativa, possono essere definite funzionali, mentre tutti i vari comportamenti, quali abbuffata, eccetera, no?
funzionato vengono definiti disfunzionali. Ti hai mai pensato al fatto che sono due vie? Quindi dovrei trovare una via di mezzo. Un equilibrio. Non so come riempire questo vuoto che sento, è questa proprio la verità. Non volevo più sentirmi ridicola agli occhi della mia famiglia, perché poi comunque mi sono rinchiusa in casa, non uscivo più, non volevo vedere nessuno. Come cambio col trucco? Posso avere anche un sacco dell'immondizia addosso, ma con un po' di trucco? C'è un vestitino chiaro chiaro che secondo me ti sta bene, lo presto? Sì. Beh, inizialmente la mia famiglia comunque, sì, non si è accorta subito nell'immediato di questa mia problematica. Magari cercavano di darmi più attenzioni, però a me non bastavano. E quindi il nostro rapporto via via si sgretolava. E poi un po' di matita alle sopracciglia perché ce le ho chiare e poche e sparse. Cioè, li ho distrutti da un punto di vista appunto emotivo, perché sono diventata scontrosa, delle volte anche aggressiva. Con mia madre c'era questa rabbia forte dentro di me. Fish. Hello Kitty. Hello Stan. Ok. Faccio scendere questi, così sembra molto nature. Un po' bombato qui. Ok. Take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Fai come ha fatto lei. Questo qui è il figlio di Fedez e Chiara. Li seguo io poi su Instagram, mi sono simpatici, mi interessa la moda, quindi mi piace seguire. C'è solo una cosa. Io ho fatto danza classica, come classica moderna e contemporanea, per 15 anni a livelli agonistici. E poi lì in quel mondo mi facevano anche le foto che venivano poi messe sul, non lo so, all'ingresso della mia sala di danza. Io cerco sempre un po' un parere degli altri quando faccio le cose, un consenso a fare qualcosa, perché di me sono molto indecisa. E quindi gli altri, il parere di un'altra persona mi tranquillizza e mi fa stare più serena. Dai, hai avuto tanta pazienza fino ad oggi, Bea. Non ce la faccio più. Goccia dopo goccia. Beatrice per mesi l'hanno dovuta nutrire con un sondino che dal naso fa arrivare il cibo fin dentro lo stomaco. Goccia dopo goccia. Un'anoressica grave non vuole mettere il cibo in bocca. Poi Beatrice ha preso peso. E alla fine il gran giorno arriva. Siamo arrivati al momento. Come ci siamo detti, arrivati ad un certo momento, avresti potuta tornare a muoverti liberamente senza sondino. Tolto il sondino, questo significa che tu ora sei responsabile di capire che cosa vuoi mangiare, che cosa devi mangiare e soprattutto...
non ci volevo stare qui. Mi rifiutavo di mangiare, toglievo la pasta, non mangiavo quella quantità che mi davano loro, perché io di testa mia dicevo che non andava bene. Mi muovevo molto, facevo i giri intorno al cortile, restringevo il più possibile fino all'osso. Non lo so se mi piace vedere le ossa, però non lo so più nemmeno io che cosa mi piace. Perché a questo punto non è più una questione di quello che ti piace o non ti piace. Il punto è la questione di vivere o morire. Io sono due strade. Io sto scegliendo quella di vivere. L'aria solo dal naso ne entra un po' troppo poca, poi me la facevi uscire proprio poco poco, invece no. Vai con la bocca. E riprendo, posso anche riprendere fiato dal naso, ma l'importante è che butto fuori bene tutta l'aria. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io so di sopperire questo, lo sai bene. Io sono Massimiliano Antoniazzi e sono qua perché voglio dimagrire, è molto semplice. Anche se la verità il problema è qua. Non nel corpo, è prima qua, poi il resto viene da sé. Io purtroppo ho il bad, disturbo di alimentazione compulsiva o fin troppo abbondante. Pensi che sono il lato opposto della medaglia. Io ero bulimico, mi infilavo di dito in gola e vomitavo quando stavo male, e ora non succede più. E intanto si prosegue per questa strada qua, visto che qua dentro non si fa altro che star bene, per fortuna. Però bisogna ricordare che qua dentro siamo dentro una campana di vetro. Quindi quando si è fuori bisogna affrontare veramente il problema. Io pesavo 198 e adesso peso 174,3 kg. Nel giro di 4 mesi sono riuscito a perdere 25 kg finora. Mentalmente è una carta bianca che va semplicemente scritta. Questa è la mia stanza, letto con la mia mitica copertina della canguru, che è un tocasana per rimanere al calduccio, coperta che si indossa naturalmente, il mio concentratore d'ossigeno e la macchinetta che mi corretto e la mia sfilza di fumetti sparsa un po' ovunque perché sono molto caotico da questo punto di vista, e il mio angolino di paradiso piccolino che io non ho ancora sistemato dov'era perché mi mancano parecchie cose, dove ci sono le mie collector's edition, non tutte, i miei Blu-ray dei film della Disney, i miei Blu-ray dei film normali, Lilo e Stitch, Libro della giungla, Risto Gatti, Spada nella roccia, Re Leone, Pocahontas, Hercules, Il Gobbo di Notre Dame, La Bella Addormentata nel Bosco, Tarzan, Aladdin, La Bella Bestia e Peter Pan, e potrei continuare all'infinito. Meno male quelli usciti in Italia li ho tutti, sono tra le poche cose che hanno ancora un minimo di innocenza da adesso, a parte i cartoni animati giapponesi naturalmente, quelli sono di un'altra tipologia e di un altro pubblico. Questo invece è un altro fumetto che mi piacerebbe sapere come va a finire. Cuori grassi di Mauro Talarico. È la storia di un ragazzo grasso, che ovviamente è sempre un po' preso per il culo da tutti, però è estremamente intelligente. So solo che lui si innamora di una bilancia che ha un dato peso. Quando lui lo raggiunge un determinato peso, che dovrebbe essere 120, si trasforma in una bellissima ragazza. E i due si innamorano.
Io sicuramente ho delle fissazioni, delle fobie legate al cibo. Se dovessi fare una scaletta da 1 a 10, al primo posto ci starebbero i carboidrati. Non mangiavo pasta da un sacco di anni. Qui, fortunatamente, la mia nutrizionista mi è venuta incontro, quindi abbiamo trovato un compromesso, ovvero quello di creo proprio quasi uno schema quando mangio il primo. Suddivido prima il riso, poi lo suddivido ulteriormente in 4 rettangoli, proprio per avere, insomma, il controllo. Mentre un'altra mia fobia grandissima sono i fritti, tutti i fritti soffritti esistenti sul pianeta Terra. Sento un formicolio nelle cosce e sento il grasso che sale. Ho questa sensazione fisica. A Palazzo Francesca, Laura Dalla Ragione, psichiatra e direttrice della residenza, guida un'attività di gruppo. Discutono sul significato profondo delle parole. Allora, proviamo a lavorare anche oggi su alcune parole. Legami, legami. Una parola con due accenti diversi e con due significati diversi, anche se vicini. Quando noi abbiamo un legame importante con una persona, abbiamo una casa, una dimora, un luogo dove ci possiamo rifugiare. Ognuno di voi nella testa ha sicuramente una persona, qualcuno che, se deve pensare ho bisogno di amore, ho bisogno di affetto, ho bisogno di protezione, penso a quella persona lì. Le persone più vicine sono anche quelle che ci possono procurare più dolore. Le persone che ci feriscono di più sono le persone che amiamo di più. Mia mamma. È un classico. Perché? Fin da quando sono piccola lei, appunto, ha questo atteggiamento iperprotettivo nei miei confronti. Ora come ora, se dovessi trovare una delle motivazioni per cui mi sono ammalata, è appunto questa voglia di mia madre di non farmi crescere. A me invece è capitato il contrario di quello che dice Ilenia, perché comunque non ho avuto una mamma premurosa, una mamma... Sicuramente mi ha amato e mi ama, però non ho mai percepito questo amore, non mi ha mai abbracciato all'improvviso, non mi ha mai chiesto come stavo, e quindi questo mi ha fatto sempre soffrire. Sono cambiata. Oggi mi vedo brutta. Sì. Che fatica. È una fatica immensa. Ti concentri su te stessa, io mi guardo e dico, ma che... chi me l'ha fatto fare? Loro dicono che disperciazione odio. E poi perché ho promesso di non nascondere più il pane, di doverlo mangiare tutte le sere. Quindi già da ieri ho iniziato a mangiarli tutti 60 grammi. È il terrore. Vabbè, alla fine li devo mettere in gioco, non posso sempre essere qui a nascondere il cibo. Mi prendo in giro, cioè non ha senso stare qui. Magari una pensa, allora dai posto a chi ha veramente voglia di guarire. Grazia non mangia il pane per paura di ingrassare. Perché? Il cibo è ciò, ma è anche altro. Appena nati succhiamo il latte dal seno di nostra madre. Attraverso quel latte noi conosciamo l'amore. Rifiutare il cibo è come rifiutare di essere amati. Lei è la mia bambina. Si chiama Janice e il 10 aprile compirà 1 anno. Lei diciamo che è la mia ancora di salvezza. Non mi sento sola con lei. Vieni, facciamo una rotta. Lei riesce a distrarmi, distrae me ma anche le altre ragazze. E questa cosa mi fa ancora più piacere. È la mascotte di tutte, è buona, affettuosa e mi regala tanto amore. Cioè la sera sapere di trovarla con me dentro il letto è proprio come una bambina. Non credo di potercela fare senza di lei. Grazie, c'è. Benissimo. Andiamo allora. Più che altro vedo se sono venti.
ragazze di Palazzo Francisci vanno a lezione da Flavio, un esperto artigiano ebanista. Riuscire a creare un piccolo oggetto in legno per loro è molto importante. Pronto, seguiamo il maestro. Allora ragazzi, lo dite. Qui c'è tutta la spiegazione dell'intarsio. Oh, questo è il pedale della velocità. Più spingo il pedale, più forte va la macchina. Fai vedere? Adesso dai. Un pochino, Quindi il pezzo inizia a girare adesso. Certo, gira. Giro. Giri. Grazie Flavio. Che bello quello che hai creato, Sara. È bellissimo. Mi conosco. Il corpo non lo vedo. No, non mi accetto proprio. Sono troppo grosso ancora. Questo è quello che vedo io di me. Vedo questa qua che cade. Non mi accetto a questo peso, non mi accettavo al peso di prima. In realtà non c'è un peso che mi andasse bene. C'era, volevo sempre andare più in basso. Non ci si può nascondere dietro un dito, il cibo fa prendere peso, vuoi o non vuoi, in qualche modo. Cerco di eliminare tutte le beghe cerebrali che mi sono rimaste. E che io ho tenuto a bada per troppo tempo in forma di controllo maniacale. È la mia unica forma di salvezza. Anche se sono convinto che la mia salvezza definitiva sarà quando troverò una ragazza che saprà apprezzarmi per quello che sono. Ancora un anno e sono 40 anni vergine. Faccio 40 anni vergine 3, come vuoi, come se vuoi, come film. Allora, Max. Dimmi, Benedetta. Da un punto di vista nutrizionale com'è andata la settimana? Azione di fame, di sazietà? Allora, la sazietà è equilibrata, è estremamente equilibrata. Ci sono dei momenti brevi nella giornata in cui proprio mi impronta lo stomaco e io ho veramente fame. Però il momento della buffata che tu avevi a casa... Le pagine completamente sparito. C'è ancora un debole tentativo di Però cos'è che mangiavi principalmente nelle tue abbuffate? Essenzialmente schifezze. Le abbuffate più grosse, tra virgolette, se si possono chiamare così, le facevo la pizza con il kebab, che mi piace tantissimo. Ne vedo uno e a me non mi basta mai. Virtualmente non c'è nessuna donna in questo momento nel mio cuore, e non c'è nessuno a cui io possa pensare. Io sono stato innamorato una sola volta e anche lì ho preso una bella pagata. Ho fatto 5 anni elementari a morire dietro una ragazzina che nella prima media gli ho mandato la lettera d'amore, naturalmente piena di ogni genere di poesia dedicata dal profondo mio. Io ero piccolino, ne avrò avuto 13-14 anni. E ho aspettato, aspetta, fino a un giorno la vedo passare davanti alla mia classe e le gesticolo. Hai letto la lettera? Lei mi fa così. Io vuol dire non me ne frega niente. Io gli sono andato fuori di testa. Completamente fuori di testa. Io credo nel romanticismo. Credo in quel poco che ne rimane. Credo anche nell'amore, naturalmente, ma bisogna vedere se questa cosa qua è corrisposta. Se no non ha senso. Cioè può esserci l'amore carnale, può esserci l'amore passionale, ma ci deve essere l'amore, quello reale, prima di tutto. Evidentemente la fame... una fame mentale, solo che io l'ho trasformata in fame fisiologica. Beatrice, Massimiliano, Grazia, ci sono tanti giovani come loro. Ragazzi che non mangiano, per paura di ingrassare, e hanno corpi magrissimi. Ragazzi che si abbuffano ogni giorno, eppure hanno corpi perfetti. Come fanno? Ragazzi che mangiano, fino a diventare enormi. Questi giovani usano il cibo e il loro corpo per dirci quello che non riescono a comunicarci con le parole. Questi giovani urlano: io non ho fame di cibo, ho fame d'amore. Winner,
siamo qui a ripetere per l'ultima volta la questione abbigliamento. Chi non sarà vestito in modo adeguato non avrà il telefono per una settimana, non un giorno, non due giorni, ma una settimana. La maglietta, quando si hanno i fusò, come deve essere? Lunga. Lunga. Poi i pantaloncini devono essere sul ginocchio. Quella cosa che ha lei addosso, gialla, va bene? Cos'è, uno spacco cellulare? Perché ci sono delle mie? Niente. Questa gonna andrebbe bene? No. Trasparenze, vanno bene le trasparenze? No. Non avete assolutamente il permesso di scambiare le vostre cose con qualcun altro? Nessuno ha il permesso di prestare il proprio telefono a qualcun altro. Vale anche per il torrente Petrano? Se al tavolo ci dovesse essere qualcuno che nasconde il mangiare, lo butta, oppure qualcuno ti dice al tavolo: io non voglio le patate, te le vuoi mangiare tu che mi sembra che hai più fame di me? Va oppure bene. Mi dai la Nutella anche se io non posso averla, che io in cambio ti do 5 euro, eccetera. Non ci sarà più pietà per nessuno. Bisogna pur dimagrire in qualche modo, no? Sì, sì, ce l'ho fatta. Ah. Oh, come si tira. Oh. La cassa musicale tipo stereofonico, 80 gradi con LED luminosi, che vanno a tempo di musica. Di informatica, queste cagate qua, a me piacciono, cosa ci posso fare? È la mia passione principale, nonché il mio hobby. Mi ha detto: qui i ragazzi li curiamo, non li guariamo, perché gli psichiatri, gli psicologi, gli educatori fanno incontri individuali con ogni ragazzo. E poi ci sono anche le attività di gruppo che servono ai ragazzi per entrare in contatto con gli altri. La vita della comunità è scandita da regole rigide, perché è bene che questi ragazzi abbiano degli schemi cui affidarsi. Io ho comprato un gilet, un maglioncino, un paio di pantaloni e un maglione fucsia. Ecco quello che c'è Chiara Ferragni. Chiara Ferragni? Sì. Il gilet di Chiara Ferragni. Il gilet di Chiara Ferragni. Sì, sì. No, no, voglio far vedere però allora adesso quello che le ho suggerito io. Direi a Diego. Ma che dite? Dice.
vorrei calamari e gamberi grigliati. Nella grigliata reale che cosa c'è? Allora, salmone, scampi, gamberoni e branzino. Io potrei avere gli scampi e i gamberoni solo grigliati? Solo scampi e grandini? Sì. Grazie. Lo so che è un po' pochino, però un'ostrica e tagliatelle all'astice. Io prendo anche una pizza. Mi fa schifo se mangio la pizza con le mani? No. La pizza la mangio sempre con le mani. Questo non mi va più. Dai, è pesce. Ma non dai, mi va Bea, più. Basta. Ma non mi far fare la nutrizionista. Questo. Beatrice cerca di mangiare il meno possibile. Roberta e Marika la aiutano e le stanno vicino. Dai, ne hai uno, due, tre. Ma non ce la faccio più, dai. Veramente. Bea, pesce, non hai mangiato pane. Non mi far fare la nutrizionista, dai, non ci far fare. Ma non veramente, cioè, non cerco di finire questo. No, cerchi di finire tutto. Ma che buttiamo al vento 2 anni e mezzo? Guarda cosa c'è davanti. Basta. Guarda, no, qua. No, questo no.